Mangiare sano aiuta a prevenire molte malattie. Alimenti genuini, infatti, fanno bene alla nostra salute e il Molise, per fortuna, è ricco di cibi di qualità. Tra questi spicca il pomodoro di Montagano. Incrementare il suo sviluppo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale e della commissione DECO, denominazione comunale di origine, che con la 15ª edizione della Festa del Pomodoro di Montagano hanno creato l'occasione per discutere di questo frutto e delle sue potenzialità. È un'occasione per fare il punto della situazione sulle attività fatte e su quello che c'è ancora da fare in merito alla valorizzazione di questo prodotto per noi importantissimo che è il pomodoro. Come amministrazione abbiamo cercato di supportare al meglio tutte le attività che la Commissione DECO sul marchio comunale sta portando avanti. Si può sviluppare una microeconomia importante attorno al pomodoro di Montagano? Ce lo auguriamo sia come commissione sia come montaganesi. L'obiettivo è proprio questo, fare economia, mantenere i giovani sul territorio di Montagano, dar loro un futuro e un lavoro che possa essere dignitoso e redditizio. La festa è iniziata con un convegno che si è svolto nella sala Belvedere, durante il quale sono intervenuti esperti del settore agroalimentare. Domenico Vitullo della Commissione DECO, Angelo Cappuccio, responsabile tecnico della CIA Molise, Filomena Carriero, responsabile dell'unità di genomica dell'Alsia, Michela Bunino di Slow Food e Nicola Cavaliere, assessore regionale all'agricoltura. Appartiene a Montagano questo prodotto, che non è una cosa scoperta da poco, ma è sempre stato un prodotto di qualità e di pregio per questo territorio e per chi conosce questo prodotto. Tant'è vero che tantissime famiglie di Campobasso, ma non solo, soprattutto dell'area interna, acquistano questo prodotto per trasformarlo in salsa e derivati. Dopo il dibattito, lo show cooking dello chef Giovanni Venditti, di origini molisane, tra i protagonisti dell'8ª edizione di Masterchef. Ho pensato tre piatti, il primo è un benvenuto ed è un semplicissimo pane e pomodoro che però viene ripresentato in maniera alternativa. Poi a seguire ho fatto un pre-dessert che è un succo di rooibos, una pianta che viene dall'Africa, con dei pezzetti di anguria e il pomodoro candito, quindi è un sapore dolce. Per finire una finta pizza con base di pasta brisée, una marmellata di pomodori e una mousse di mozzarella, che è una mozzarella dolce con la panna. Ho scoperto veramente un pomodoro eccezionale con delle proprietà eccellenti, sia dal punto di vista della dolcezza sia dal punto di vista dell'acidità, che è bassa, cioè veramente qualitativamente è uno standard molto elevato. La festa è terminata con la sagra del pomodoro.